Riflessioni. La NEC Nomination, nuovo gioco d'azzardo sul web. Ma sinceramente non so che pensare. Qualcuno mi ha chiesto che ne penso della NEC Nomination, ma che devo pensare? Cioè, sarebbe troppo banale dire che i coglioni sono di nuovo lì che si comportano da tali, insomma. Cioè, sì, è facile dire che è un coglione chi che accende la webcam e si mette a bere là davanti perché fa figo, perché l'alcol è da una vita che fa figo. Cioè, francamente non so perché, però fa figo da sempre. È come una specie di sfida quando dici, vabbè, io rischio la vita, mi metto lì davanti, poi nomino te, che devi fare peggio di quello che ho fatto io, quindi bere ancora di più di quanto ho bevuto io e ti riprendi con la telecamera. Cioè, sono, non lo so, sono un po'. Sono abbastanza stranita perché mi faccio delle domande tipo: le madri dovrebbero vietare il web ai figli? Oppure, padri e madri ovviamente, dovrebbero togliere gli alcolici da casa? Oppure dovrebbero vietargli di avere degli amici? Cioè, una ragazzina c'è rimasta a 9 anni. Cioè, a 9 anni con una bottiglia davanti al web. Io penso che se questi genitori non si armano prima, quando arrivano lì è troppo tardi. Cioè, io penso che se uno dice il fenomeno, cioè sì, in parte devi avere fede di quello che tu hai dato, su quello che tu hai dato a tuo figlio, a tua figlia, su quello che gli hai insegnato, però secondo me, io credo che non bisogna né privare assolutamente di conoscere qualcosa, né assolutamente spingerlo verso qualcosa. Cioè, i genitori spesso, senza volere, fanno questi due errori. Ti faccio diventare un pianista, così cosa, per forza, anche se tu non vuoi, comunque sì, perché io mi realizzo attraverso te che sei mio figlio. Oppure altra cosa. No, assolutamente no, non accendere il computer è vietato, è vietatissimo. Il ragazzino ogni volta che potrà, te lo fottere sotto il naso il computer. Perché lui vuole vedere per quale motivo è così importante non andarci. Allora diventa allettante, diventa saporita la cosa. Per cui, secondo me, nel momento in cui il ragazzino cresce, il genitore fa bene a prendersi un pochino di tempo, perché forse ci vuole, mettersi a fianco al figlio e cercare, quando lui ha una curiosità su qualcosa, di vedere che la cosa non sia pericolosa, eccetera, di spiegargliela. E se è una cosa innocua, o diciamo può essere innocua, barra, può essere anche altro, fagliela conoscere senza privazioni e senza estremismi. So, prendere il ragazzino, spiegargliela la cosa, e poi è chiaro che a un certo punto chiudi gli occhi e dici: speriamo in Dio, cioè arriva il momento in cui il ragazzino esce, in cui il ragazzino si confronta con gli altri. Appena arrivano gli amici nella vita del ragazzo, è chiaro che le cose cambiano, quindi non puoi stargli più appiccicato in quel modo. Gli puoi nascondere qualcosa, ma nel momento in cui avrà la possibilità di prenderla, lui lo farà assolutamente. Quindi, secondo me, è una stronzata sia vietare. Vietare, secondo me, è la prima cosa che causa il fatto che quella persona vada lì a vedere che è sta roba. Perché è chiaro, cioè, assolutamente. Io, per esempio, sono una persona molto curiosa, la ragazzina, i miei, per fortuna, non mi hanno vietato in maniera categorica le cose, ma me le hanno spiegate. Di conseguenza, ma io già se sentivo un no, io andavo a vedere per quale motivo no, cosa c'ha di bello che non me lo vogliono far usare, cosa c'ha di bello che non posso spiare anch'io che cos'è. Cioè, il ragazzino crescendo sviluppa la curiosità, allora la cosa migliore che puoi fare è accompagnarlo in quel momento lì. Poi è chiaro che a un certo punto pensare che tuo figlio o tua figlia si metta davanti al web perché va di moda bere come una spugna e poi ridursi una merda perché fa figo, è brutta, eh. Neck nomination. Nomino voi a dire quello che ne pensate. Ciao.